Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vediamo 5 giocatori sottovalutati all'asta del fantacalcio. Stiamo parlando di 5 nomi che possono render bene ma che non hanno una grandissima fama. Anzi, in tanti fantallenatori non li vanno a considerare e alcuni li reputano anche scarsi. Prima di iniziare però vi invito a lasciare un mi piace, che vi ricordo un metodo fondamentale per supportare il canale. Se non siete iscritti vi invito ad iscrivervi. Vi ricordo anche che sono aperti gli abbonamenti al canale, ci sono i Fanta per gli abbonati che sono 2. Vi invito a scoprire il tutto, basta cliccare sul tastino abbonati. Vi invito anche a scaricare l'app OneFootball, la migliore app per rimanere aggiornati su tutto il mondo del calcio e di conseguenza anche del fantacalcio. Al suo interno infatti trovi partite, notizie, curiosità, interviste, conferenze stampa, di tutto per rimanere aggiornato sempre e dovunque su tutto il mondo del calcio. Trovi il link per scaricare l'app gratuitamente in descrizione. Il primo nome che andiamo a fare è Manuel Lazzari. Il passaggio alla difesa a 4 di Maurizio Sarri gli ha fatto perdere un po' di appeal fantacalcistico e anche un po' di attenzione da parte dei fantallenatori, soprattutto a causa di una prima parte di stagione della passata non ottima, in cui era anche finita in panchina. Il periodo di rodaggio è finito e già nella passata stagione sul finale è tornato ad essere titolare con continuità e si è preso ufficialmente il posto di terzino destro titolare della Lazio, e per questa stagione riparte proprio da qui. Tenete presente anche che resta comunque un terzino di spinta. Agisce più indietro rispetto alle passate stagioni, ma questa caratteristica gli è rimasta. Si sovrappone praticamente sempre e accompagna bene l'azione, arrivando anche a volte al tiro. Magari non è uno di quei giocatori che eccelle nel rendimento, ma è comunque un giocatore che ci può portare un 2-3 gol e 4-5 assist. Considerando che è sottovalutato da tantissimi fantallenatori, l'invito è di cogliere la palla al balzo. Cercate di acquistarlo, perché essendo sottovalutato può andare a un prezzo contenuto e quindi potete fare un colpo importante in rapporto qualità-prezzo. Il secondo nome è Davide Calabria, un giocatore ormai sottovalutato da anni al fantacalcio, e anche questa stagione sarà un sottovalutato. Me ne sono accorto nelle prime live che stiamo facendo in preparazione all'asta, ed è proprio in una live dove un mio stesso moderatore ha fatto un'affermazione: non ricordo la stagione di Calabria, non ricordo una stagione in negativo, ma non la ricordo in toto, non ricordava nemmeno se fosse titolare, un giocatore sottovalutato e dimenticato. Ma ricordiamoci che si tratta comunque del capitano rossonero, terzino destro titolare, quindi un giocatore che garantisce un buon numero di presenze. Sì, dobbiamo dire, c'è Florenzi, quindi non le giocherà tutte perché c'è una valida alternativa che lo farà rifiatare per evitare anche i problemi muscolari, ma quando gioca Davide Calabria è un difensore dal sicuro affidamento. È infatti un giocatore che difficilmente va sotto la sufficienza, per cui si può schierare praticamente sempre. Va aggiunto inoltre che un giocatore che partecipa all'azione, sale quando è necessario e riesce ad arrivare anche al tiro. Quindi, in ottica bonus, i suoi risultati non saranno nulli, ma anzi, 1-2 gol e 3-4 assist sono un bottino minimo di una stagione standard di Davide Calabria. Gli altri anni Calabria veniva pagato anche ad un credito e ci sono tantissime testimonianze. Quest'anno non credo che accada, ma resta comunque un giocatore molto molto sottovalutato e sicuramente andrete a pagarlo meno di altri terzi, quarti slot di difesa. Terzo nome, Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, titolare ormai da anni, che quest'anno però avrà un concorrente importante, Oliveira. Quest'anno infatti l'alternativa è valida e i due potrebbero alternarsi. In molti, moltissimi, pensano che Oliveira sarà titolarissimo di questo Napoli e che Mario Rui siederà costantemente in panchina. Ma riflettiamoci un attimo. Dopo i tanti addii all'interno dello spogliatoio del Napoli, i senatori rimasti sono pochissimi. Uno di questi è proprio Mario Rui. E pensare che Mario Rui venga accantonato da un momento all'altro da Spalletti è pura utopia. In più lo scorso anno ha fatto una stagione ottima, con Spalletti ha dimostrato di avere un ottimo feeling. Dunque è facile pensare che sarà un giocatore che avrà ampio spazio anche questa stagione, anche con un concorrente valido in più. Come minimo per me 25 voti al Fanta ce li porta, tra titolare e subentrato. Ma stiamo parlando dello scenario peggiore. Difetto di Mario Rui sono le ammonizioni, tende a prendere qualcuna in più, ma riesce a compensare con ciò che è bravo a fare, l'assist. 3-4 assist assolutamente alla portata. E occhio,
quest'anno senza Insigne potrebbe incaricarsi molto più spesso di punizioni e corner. Il nome successivo è Roberto, il tucumano Pereira. Altalena per lui. Lo scorso anno era in hype, ma nel giro di 12 mesi è cambiato praticamente tutto. È comunque uno degli uomini chiave, il giocatore più tecnico dell'Udinese, targata Sottil. E mi aspetto che possa migliorare i numeri collezionati nella passata stagione, numeri fortemente condizionati da un lungo infortunio. Da mezzala sa dare la giusta qualità alla manovra. 3-4 gol sono un bottino che può tranquillamente realizzare. E non dimentichiamoci che è un abilissimo rifinitore. Tutte le azioni e le palle importanti dell'Udinese passeranno dai suoi piedi, per cui 5-6 assist li può portare. E attenzione alla variabile rigori, visto che è il rigorista, il primo rigorista dell'Udinese, per cui il bottino di gol di 3-4 che abbiamo detto in precedenza può essere incrementato in base al numero di rigori che saranno dati all'Udinese. Sinceramente non riesco a capacitarmi del fatto che sia così sottovalutato. 3 terzi slot è uno con le migliori prospettive a livello di bonus. Il mio consiglio è quello di puntarci, perché è un giocatore sottovalutato, conseguenza più che ovvia potrebbe andare sotto prezzo e può essere il giocatore giusto per raggiungere il miglior piazzamento al fantacalcio. Ultimo nome del video, Totò Candreva. I riflettori in questo pre-campionato da parte dei fantallenatori sono puntati tutti su due nomi nel reparto dei centrocampisti, Damsgaard e Sabiri. E sembra esser passato totalmente sotto traccia il fatto che Antonio Candreva è tornato a giocare come esterno e non più come mezzala. Si tratta infatti di un giocatore che nel ruolo di esterno alto a destra riesce a dare il suo meglio, come ha dimostrato la passata stagione durante la prima metà di campionato sotto la guida di D'Aversa. Ad oggi ha poco hype anche dopo aver deluso da mezzala sotto la guida di Giampaolo, e quindi c'è un po' di paura e di diffidenza sia su Totò Candreva che su Marco Giampaolo. I presupposti per tornare un giocatore importante al fantacalcio ci sono assolutamente. E anzi, considero un bottino di 3-4 gol e 5-6 assist più che realizzabile per un giocatore con le capacità di Candreva. E ricordatevi anche una cosa importante: se la Samp la prossima stagione vorrà salvarsi, sarà necessario anche l'apporto importante dei giocatori più esperti come Candreva. 3 terzi quarti slot è un profilo che non sfigura, ad oggi poco considerato, di conseguenza poco costoso. E ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero di esservi stato d'aiuto, vi invito a lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, se non siete iscritti vi invito ad iscrivervi, mi raccomando ragazzi, importantissimo. Vi invito anche a seguirmi su tutti i miei social, trovate il link nella descrizione del video e noi ci vediamo al prossimo video, sempre domani, ore 12:30.